Con il loro grande impegno, professionalità e generosità nel soccorrere e curare migliaia di pazienti infetti dal Covid-19, hanno guadagnato da subito la riconoscenza, la gratitudine degli italiani. Stiamo parlando dei tantissimi medici e infermieri impegnati da settimane a contrastare gli effetti del coronavirus. Il Paese è profondamente grato, riconoscente, per tutto ciò che stanno realizzando in questo momento così delicato. Con l'arrivo del coronavirus, l'opinione pubblica ha preso coscienza delle precarie condizioni di lavoro dei medici ospedalieri. Dal 21 febbraio scorso sono protagonisti di rinunce, come ad esempio la revoca delle ferie o il blocco dei riposi e la possibilità di lavorare ininterrottamente fino all'arrivo di un collega per il cambio. E tra i tantissimi medici impegnati da subito a combattere l'infezione, c'è anche un giovane medico originario di Montesilvano, Alessandro Di Filippo, laureato da circa 4 anni all'Università di Medicina di Chieti, specializzando in infettivologia presso l'ospedale San Matteo di Pavia. La sua storia è emersa quasi per caso grazie ad una foto pubblicata sul sito di Rete 8. Il papà Filippo, nel vedere la sua immagine, ci ha contattato per segnalarci che in quello scatto è ritratto tra gli altri proprio un giovane medico irriconoscibile nella particolare protezione anticontagio. Il giovane più alto è il dottor Alessandro Di Filippo, da settimane impegnato insieme ai suoi colleghi, con tutte le sue energie senza badare ad orari e turni di riposo, in prima linea contro la sciagura del Covid-19. Signor Filippo, lei da genitore, da padre, oltre all'orgoglio immaginiamo di vedere un figlio laureato in medicina e subito così a disposizione della collettività, anche un po' di apprensione, sì. È vero? Beh, certo che sì, purtroppo trattasi di un... adesso io per quello che ne posso capire... Trattasi di una situazione piuttosto nuova e quindi, diciamo, imprevedibile. Sicuramente. Grande apprensione, signor Filippo. Riesce a sentirlo quotidianamente, Alessandro? Ma no, purtroppo no, assolutamente no. Impegnato in turni massacranti, quindi non... Quindi praticamente ci sentiamo pochissimo. L'ultima volta che ha sentito il dottor Alessandro? È stata praticamente quasi 2 settimane fa. L'unica cosa che posso dirvi è che era così stanco che parlava a malapena, riusciva a parlare a malapena. Quindi. Riusciamo a capirlo. Sapere che molti italiani sono grati, hanno espresso in ogni modo il loro ringraziamento, la loro riconoscenza verso gli operatori sanitari che in questo momento così difficile stanno dando proprio tutto, sì, oltre alla professione e il cuore. Che cosa, ecco, qual è il sentimento che le viene di descrivere, signor Filippo? Ma assolutamente, assolutamente. Senza loro sarebbe veramente... veramente un'ecatombe, sarebbe veramente, ma io parlo di tutti, non solo quelli che sono in prima linea, ma anche tutti gli altri, dai medici di base ai volontari, cioè una risposta veramente, veramente incredibile e inaspettata per la verità, io non pensavo ci fosse una mobilitazione così forte. Alessandro, aggiunto infine il padre, è un giovane abruzzese di Montesilvano che ha scelto di perseguire una professione difficile e rappresenta motivo di grande orgoglio per i suoi genitori, fratelli, parenti e di tutti coloro che lo conoscono. E intanto, per arginare la carenza di medici, è stato disposto che la laurea in medicina sia definitivamente abilitante alla professione medica. È questa una delle principali novità introdotte dal decreto Cura Italia approvato il 16 marzo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.